Dunque, intanto era la prima volta che mi capitava di avere a che fare con diversi gruppi. Cioè, in altre occasioni mi era successo di avere singole persone che in qualche modo io costringevo, a scrivere insieme. Persone non abituate comunque a discutere insieme, invece tendenzialmente i comitati che hanno partecipato sono tutti gruppi che hanno prodotto materiale testuale, sicuramente, magari non narrativo, no? Non mi era mai capitato di avere realtà co già collettive, però così diverse. Quindi qui mi è sembrato subito che l'obiettivo fosse quello di creare un noi, appunto, di nuovo collettivo tra queste realtà già collettive, insomma, no? Quindi questa era. E allora, diciamo, fin da subito, parlandone, ho pensato che il filo, dovesse essere quello di mettere da parte le specificità dei singoli territori, no? Spesso si tratta di gruppi che sono molto preparati, sui loro territori, sui progetti che impattano questi territori, sulle grandi opere che li riguardano e che sono molto abituati a parlare di quello, no? Chiaramente se si stava su questa dimensione, fare un discorso comune sarebbe stato difficile. Un comitato si occupava di un rigassificatore in mezzo al mare, un altro di un treno ad alta velocità, un altro di vari tipi di impatto su un territorio, insomma, non sarebbe stato possibile. Invece, mi è subito stato evidente che al di là delle specificità dei singoli territori e delle singole grandi opere, sicuramente tutti questi gruppi hanno sperimentato, hanno sedimentato esperienze comuni, no? Cioè, qualunque gruppo di questo tipo, qualunque comitato, per dire, a un certo punto deve fare un'assemblea e quindi l'assemblea diventa come gestirla, come farla, che problemi nascono, che difficoltà, è sicuramente un elemento comune a tutti. All'inizio diciamo, l'obiettivo è stato proprio questo. Ho chiesto ai singoli, quindi ai singoli individui che erano riuniti lì, in qualche modo anche per farli uscire dalla loro dimensione di appartenenti a un comitato, no? E per scioglierli dentro un gruppo più grande, di scrivere un aneddoto che secondo loro rappresentava appunto un elemento tipico della loro vita di comitato, insomma, no? Un aspetto appunto che non fosse legato al progetto legato specificamente al territorio. Questo è stato fatto già subito attraverso il racconto, attraverso l'aneddoto. Tutti sono in grado di metterlo sulla pagina, no? Non c'era nessuna barriera sul fatto di scrivere bene, scrivere in una forma elegante, cioè non c'era l'idea di fare letteratura, no? C'era l'idea che la scrittura è uno strumento importante attraverso il quale spesso appunto capisci aspetti della realtà che non saresti magari in grado di concettualizzare in altro modo. Poi, analizzando insieme i vari aneddoti che erano stati prodotti, abbiamo provato ad estrarne il succo, no? Non so, in alcuni si parlava del fatto che praticamente tutti i comitati che erano lì sono stati prima o poi bollati in un certo modo dalla stampa. Il rapporto comunque con il quarto potere, con la stampa, eccetera, era sicuramente un elemento comune a tutti. Il fatto che tutti fossero stati poi bollati con un'etichetta di estremismo, anche questo, insomma, no, sembrava comune a tutti. Tutti avevano subito in qualche modo il tentativo di essere separati in buoni e cattivi, in attivisti che fanno le cose come vanno fatte, invece quelli che le fanno andando oltre i limiti del consentito. E insomma, sono cominciati a venire fuori un po' di concetti. Poi,
sulla base di questa nuova lista di concetti ho chiesto di produrre altri aneddoti e poi li si leggeva insieme. Si leggevano insieme questi aneddoti, li si discuteva, si vedeva se effettivamente erano aneddoti rappresentativi di quella categoria oppure se piuttosto sarebbero stati in un'altra, oppure se non avevano proprio niente a che fare, quindi sviluppavano una nuova categoria che ancora non avevamo messo dentro, oppure se non c'entravano niente andavano accantonati. Quindi questa è stata una fase di scrittura al limite tra l'individuale e il collettivo che è servita a entrare pian piano nella dimensione collettiva. Poi è nata l'idea di dare una struttura a queste categorie e quindi di metterle in ordine alfabetico. Qui lì c'è stata un po' la ricerca anche di sinonimi eccetera per avere, visto che alla fine il numero era simile, ce n'erano una ventina, insomma abbiamo detto le 26 lettere dell'alfabeto internazionale proviamo a metterle lì dentro, insomma fare appunto un abbecedario di resistenza alle grandi opere inutili, dannose, imposte. Poi è nata l'idea appunto di riferirsi alla grande opera in maniera generica, quindi abbandonare anche proprio soltanto il riferimento a TAV o rigassificatore, di chiamarla in generale la grande opera, cioè la grande opera oppure la Godi, appunto, cioè la grande opera dannosa, inutile, imposta. Poi c'è stato uno step successivo di scrittura collettiva, nel senso che ho chiesto di formare dei gruppi sulla base delle categorie che erano state più gettonate, cioè per le quali erano stati prodotti più aneddoti, per dire assemblea era sicuramente una. Lì ho chiesto di fare dei gruppi che invece producessero un racconto collettivo su quella categoria, che avesse come tema quella categoria. E questo racconto collettivo, come indicazione per scriverlo, ho dato un'indicazione simile a quella che abbiamo utilizzato noi per alcuni racconti, noi Wuming, insomma. E cioè, prima, insomma, discutere del tema insieme, vedere un po' che cosa veniva fuori, fare una scaletta insieme e poi suddividersela in modo che ognuno singolarmente, individualmente, scrivesse un pezzettino del racconto per poi metterli insieme e leggerselo insieme e sistemare insieme tutti i raccordi, discutere insieme se c'erano delle cose da cambiare, in modo che non sembrasse l'incollaggio, l'assemblaggio di pezzi completamente differenti, ma in modo che sembrasse scritto da una persona sola. E questo ha prodotto diversi racconti, una dozzina, perché prima lo abbiamo fatto con le categorie più gettonate, diciamo così, e poi con quelle meno gettonate, cioè quelle per le quali erano stati prodotti meno aneddoti e quindi che avevano bisogno di essere un po' rinforzate con un racconto di questo. Giunti al termine di questo percorso, a quel punto lì pensato che il gruppo fosse pronto per un terzo tipo di scrittura collettiva e per provare a raccontare cosa siamo. Se è vero che la scrittura collettiva produce una soggettività, produce un noi, allora quel laboratorio doveva aver prodotto un noi di livello superiore, un metanoi rispetto ai singoli noi dei vari comitati, no? Ho pensato che insomma fosse arrivato il momento di provare a capire chi siamo, che cosa abbiamo capito attraverso questo percorso. Allora lì abbiamo applicato invece il metodo più tipicamente di Don Lorenzo Milani, così come è stato rielaborato in particolare da questo Luis Conzo Toral, che in una scuola di Salamanca tutti gli anni è una scuola che raccoglie ragazzini di strada, cosiddetti a rischio di devianza, eccetera, ogni anno fa produrre dei testi collettivi con un metodo derivato, diciamo, da quello di Don Milani. E quindi, nonostante appunto tra Don Milani e noi ci siano di mezzo i computer, eccetera, eccetera, però abbiamo applicato il metodo così come era stato pensato in gran parte, insomma, a Barbiana e così come lo facevano a Salamanca, cioè proprio
con i biglietti, nel senso che viene chiesto a ognuno dei partecipanti, a ogni persona del gruppo, di scrivere su un biglietto una frase, un concetto che esprima, appunto, secondo, dal suo punto di vista, la risposta a quella domanda. Cosa siamo? Se tu ti dovessi adesso presentare, no, ad altri e dire che cos'è questo gruppo, chi siamo diventati, insomma, no? O che cosa abbiamo scoperto, che eravamo già da prima, ma grazie alla scrittura abbiamo scoperto che questo noi magari esisteva anche prima, però non era venuto fuori. Cosa diresti? E ognuno scrive su un bigliettino un concetto per frase, una frase semplice, poi tutte queste frasi vengono lette e suddivise per argomenti. Per cui è stato affidato a volontari che si sono offerti di farlo il compito di riassumere, condensare, diciamo, magari le 4-5 frasi che appartenevano a un unico tema, trasformarle in una o due frasi, insomma, tirarne fuori il succo, tenere le parole più giuste, più adeguate per dire quel concetto, togliere quelle che invece ridondanti, e quindi poi ogni volontario, diciamo, si è occupato di una, due, tre tematiche, ha prodotto la frase richiesta e poi a quel punto io le ho messe in fila, le ho messe insieme. Questo è stato fatto più per via telematica, nel senso che poi, una volta che avevo assemblato il testo, è stato riproposto a tutti i partecipanti che potevano esprimersi, dire io cambierei questo, cambierei quest'altro, quindi che hanno proposto i loro le loro modifiche, e a quel punto abbiamo prodotto questo testo con questo terzo percorso di scrittura collettiva, che però è diventato in qualche modo la prefazione, se vogliamo, del libretto che poi abbiamo pubblicato, prodotto, selezionando alcuni dei testi che erano stati prodotti, perché tutto questo ha portato alla produzione di più di 100 brevi racconti, più brevi o meno brevi, però alla fine sono più di un centinaio. Quindi ovviamente poi per farne una pubblicazione in qualche modo che distillasse il tutto, ne abbiamo scelti soltanto alcuni.